Ciao, sono Andrea Maderna, con me oggi ci sono Alessandro De Luca, ciao, e Francesco Tanzillo. Uela! E siamo qui per riprendere con Outcast Popcorn la nuova stagione, la stagione 2024-2025 di Outcast Popcorn. Oddio, potrebbe essere ottimista dire 2024-2025, stagione che comincia a settembre. Si sa mai. No, ma quello è come il campionato di calcio, quindi c'è la stagione 2024-2025. Sì, però secondo me il campionato di calcio c'ha più certezze di arrivare in fondo di noi, in generale nella vita. Si può mai sapere. Come dice, non mi ricordo come si chiama l'italiano che ha vinto il lancio del disco alle Paralimpiadi, che diceva sì, qua c'è già la gente che pensa a Los Angeles 2028, ma qui si fanno i programmi, qua non sai se sei vivo domani, esci di casa, ti stiro una macchina. Tutto è possibile. Intanto un saluto al Gerva che appare in chat. Buonasera, puntata di Burnout 3. No, quella l'abbiamo fatta lunedì, l'hanno fatta lunedì scorso. E anche già uscito il podcast. Mi dispiace che arriva il Gerva delusissimo da questa cosa. Sì, adesso se ne andrà sbattendo la porta. Voleva la tipica qualità dei retro Outcast, invece si ritrova la solita qualità degli Outcast. Giustamente il titolo ingannava, perché mi sono dimenticato di cambiare il titolo della diretta. Quindi, ragazzi, ringraziamo il Gerva, che oltre ad essere uno dei nostri principali contributor è anche il segretario di edizione di questa vado a cambiare. Mamma mia, sono ragazzi, però cioè, è la prima registrazione che faccio dopo più di un mese dall'ultima. Letteralmente vediamo se mi ricordo come si fa con la maglietta di Michael Jordan che gioca con il Looney Tunes. Sì, no, oltretutto poi ho anche col microfono nuovo, vediamo se funziona, sai, queste cose un po' anche inquietanti, che... però vabbè, insomma, ci siamo, cosa volevo ci dire? Ci saremmo. Siamo qui. Sì, più o meno, siamo più o meno qua. Tanto io ho cambiato il titolo nel sì, ok, adesso il titolo nella diretta sul canale dovrebbe essere a posto, per cui va bene così. Cosa volevo dire? Sì, che ritorniamo con Outcast Popcorn con uno dei nostri episodi dedicati ai, vorrei dire i classici, ma non è che abbiamo esattamente sempre parlato di grandi film, diciamo ai film del passato. Poi adesso vedremo quando torneremo con anche episodi dedicati a uscite più recenti. E oggi si parla di Top Capi, che è un film del 1964, che è uscito in America il 2 settembre del 64, quindi appunto ha appena compiuto 60 anni. È un classico, è considerato uno, diciamo, dei primi film di rapina diciamo nel periodo in cui si stava effettivamente un po' definendo e cristallizzando il genere, perché sicuramente prima di questo c'erano stati Giungla d'asfalto, c'era stato Rapina a mano armata chiaramente, sì, però diciamo questo è il periodo in cui si inizia a formare un po' il genere come lo intendiamo anche oggi, perché effettivamente secondo me in questo film ci sono più o meno tutte le caratteristiche di quello che poi diventa, a partire da qua, il film di rapina. È il periodo con Top Capi e qualche altro film di quegli anni in cui viene introdotto anche l'idea che il film di rapina è anche un po' un film itinerante che visita varie location più o meno esotiche in giro per il mondo, mentre già esisteva prima il concetto del film di rapina in cui bisogna formare la banda e tutta la prima parte. Penso sia tipo la banda degli onesti, queste cose, uno dei primissimi film di rapina addirittura, perché sì, in quel periodo là, quello che viene identificato, cioè sì, ci sono sicuramente film precedenti in cui ci sono delle rapine, però quello che viene un po' identificato come il film che lancia il genere è Giungla d'asfalto, okay. Johnny Huston, 1950 se non sbaglio. Ok, perché la banda degli onesti è del 56.
Ok, e poi appunto del 56 è anche Rapina a mano armata, che tra l'altro ho rivisto relativamente di recente. E gli anni 60 è un po' il periodo in cui il genere esplode. Tra l'altro, questo film è diretto da Jules Dassin, direi, visto che i genitori sono di origine sovietica, arrivano da Odessa, immigrati negli Stati Uniti. Lui nasce negli Stati Uniti. Insomma, diventa regista, poi nel periodo degli anni 40-50 finisce nel gorgo del maccartismo, della blacklist, con cui vengono bersagliati tutti i registi che hanno commesso questo crimine di avere simpatie e tendenze comuniste, o anche solo che qualcuno li ha accusati di essere comunisti. Si andava con... Probabilmente quel qualcuno era John Wayne, molto Può essere. probabilmente. Statisticamente John Wayne. Questo figlio di immigrati dell'impero russo, per cui insomma probabilmente bersaglio Voglio dire. facile. E si trasferisce in Europa, vive e lavora per un bel po' in Francia, poi in Grecia, e tra l'altro lui in Francia dirige quello che è forse l'altro suo film più, come dire, aiutami, mi sto bloccando Allora devo sul andare a vedere famoso. un attimo la sua filmografia a questo punto, che se fosse stato un professionista serio avrei aperto prima, invece no. Ecco. No, ma no, lascia stare il titolo, intendo il suo film, sì, esatto, più famoso, come ha detto Delu, che è Rififi, film Ah, francese. Rififì. Rififi, Rififì, sì, esatto. bello, bello, visto recentemente. Tra l'altro anche quello è un film di rapina. Esatto, un film del 55 che tra l'altro lancia proprio il genere in Francia e in Europa. Addirittura in Francia per un certo periodo escono un sacco di film che si chiamano Rififi questo, Rififi quell'altro. Rififi aggiungere parole. E appunto una decina d'anni dopo firma anche questo Top Capi, che è invece una produzione, una coproduzione, diciamo, americana, anche se poi con un cast assolutamente internazionale. Che io conoscevo perché ne avevo sentito un sacco parlare, ma ammetto non avevo mai visto. Mi è parso di capire che anche voi non l'aveste mai visto prima Tra di l'altro non questa sapevo cosa. nemmeno che Rififi fosse suo, perché l'avevo visto per caso, perché ho ogni tanto la mia fascinazione per recuperare cose completamente a casaccio per motivi vari ed eventuali, anche soltanto perché pare il nome scritto in una pagina di un libro, oppure vaga citazione di qualcuno in un articolo che vede qualcosa che riguarda quella cosa e ci rifà un ricollegamento. Ma recuperiamolo a casaccio, andiamo a vedere. Rififi l'avevo visto, questo qua no, ma non avevo nemmeno collegato le due cose, le due pellicole, lo stesso coso, sono veramente totalmente a casaccio. Credo anche di aver scoperto in questo momento che la parte dove vanno a rubare all'interno della cosa si chiama Top Capi. Pensavo fosse Come nome all'inizio, così, eh? non... Sì, viene detto all'inizio, poi in Sì, effetti non viene viene detto mai all'inizio, però ribadito. mi era completamente, probabilmente una cosa che sapevo, perché anche è divertente il fatto che praticamente tutto l'intro di Uncharted 2 è la scena del tetto di Top Capi, e non era, Abbastanza. mi era completamente sfuggita come cosa. Comunque non ho mai visto, anche se Vabbè, devo sì. dire ho una fascinazione per i film vecchi, film di rapina vecchi soprattutto, perché la tecnologia è un po' così, molto incentrata sul cast, e poi mi piace la riflessione del fatto che i film di rapina iniziano a esplodere in coincidenza con i boom economici, perché prima non c'era niente da rubare, quindi è interessante come cosa. E anche quella cosa dell'esotismo, perché si poteva viaggiare, c'erano i soldi per viaggiare, che non era anche una cosa scontata. O tutte le parti del mondo non erano abbastanza stabili per viaggiare, quindi è Ma in, interessante come cosa. infatti le, leggevo che questa cosa che negli anni 60 esplode, che il film di rapina diventa anche un po' una roba, mostriamo location esotiche, è anche perché quello è il periodo in cui inizia un po' a diventare, come dire, la gente viaggia, diventa un po' più alla portata di tutti viaggiare, e quindi fa parte del fascino della cosa. Top Capi, appunto, come accennavi, è un palazzo noto anche come il Serraglio. A un certo punto nel film lo chiamano anche così, che è questo edificio che è museo e biblioteca in un quartiere di Istanbul, in Turchia, e appunto il film è questo gruppo di persone, insomma, mettono assieme una banda, c'è cioè una, un, du, du, diciamo i protagonisti sono Melina Mercouri e
Maximilian Schell, che decidono di rubare questo pugnale con degli smeraldi sopra, che è custodito appunto all'interno del Top Capi, e mettono assieme una gang un po' improvvisata, perché hanno questa idea di pigliamo gente inesperta, così è gente con la fedina penale pulita e meno facilmente rintracciabile nel momento in cui avremo portato a termine la rapina e tutta la polizia internazionale vorrà venire a beccarci. Ed è proprio, cioè, il classico film di rapina, nel senso, questi hanno l'idea, formulano il piano, mettono assieme la banda, c'è tutta la parte in cui ti presenta i vari membri della banda e poi c'è da eseguire la rapina con tutti gli imprevisti del caso. Un'altra cosa di contesto che mi sembra giusto dire, è considerato uno dei film seminali del genere, sia proprio in generale per come definisce alcuni archetipi, diciamo, alcuni cliché della cosa, ma anche proprio in maniera letterale, nel senso che il film viene citato fra le fonti di ispirazione dei creatori della serie TV Mission Impossible, ed è esplicitamente citato da Brian De Palma nel suo film Mission Impossible, con la scena appunto in cui Tom Cruise si cala dal soffitto. Ora, non la sapevo questa cosa, però quando è successo l'ho urlato, ho detto cazzo, ma è Mission Impossible, è nettissima questa letteralmente. Cosa letteralmente. E poi c'è proprio, secondo me, quella vibe da tutti questi film, a questo genere di film, quello un po' più allegro, un po' più sbarazzino, come forse l'esempio più famoso relativamente moderno è quello della trilogia degli Ocean's Eleven e due seguiti, che hanno un po' quella cosa di non prendersi troppo sul serio, diciamo. Poi vabbè, quelli lo portano forse ancora più là. Soprattutto perché, se non ricordo male, perché è veramente una cosa che ho visto tantissimi anni fa, il tono del film da cui poi è stato tratto Ocean's Eleven non è così, tra virgolette, scanzonato. Cioè l'originale, intendi? L'originale, sì, quello con Frank Sinatra, non è così sopra le righe. No, è un'altra cosa, di quelle cose che ho visto tanto tempo fa veramente, che prima o poi rivedo. E no, non è così scanzonato. C'è questo gusto per la commedia, così non penso ci fosse prima. Ma, allora, sto guardando le recensioni dell'epoca, lo commentano come un melodramma commedia. Quindi non avevano nemmeno le parole, perché sostanzialmente io il melodramma non ce l'ho trovato, anzi l'ho trovato direttamente una commedia, ma a parte sto parlando di Ocean's Eleven, dell'Ocean's Eleven originale. Okay. Sì. No, Top Capi assolutamente la butta estremamente sul ridere. Allora, ecco, diciamo questo. A me è piaciuto un sacco e mi sono proprio divertito tantissimo, e tra l'altro l'ho trovato ovviamente è un film degli anni 60 e lo vedi in tante cose, però molto moderno in tante cose, in come è messo in scena, per esempio la scena in cui appare il personaggio di Peter Ustinov, sì, presentato con quel piano sequenza, sì, in cui cammina lungo il molo lì in Grecia e tenta di fregare chiunque gli passi davanti, è molto bello. Tra l'altro Peter Ustinov che qui vince il suo secondo Oscar come attore non protagonista nel giro di 4 anni, il primo l'aveva vinto per Spartacus. Tra l'altro vale la pena dire che film ambientati a Istanbul. Istanbul in quel periodo si portava tanto, perché è dell'anno prima, se non sbaglio, dello stesso anno, Dalla Russia con amore, il secondo film della serie di 007 con Sean Connery, e anche quello è ambientato in parte in Turchia. La Turchia c'aveva comunque questa sorta di fascinazione esterofila, questo collimare di Oriente ed Occidente, questo posto strano. E mi viene da dire un'altra cosa, che tra le due pellicole, quello che è più, tra virgolette, correttamente turco, cioè quindi ha una rappresentazione più corretta della Turchia, secondo me è questo, perché si muove molto più in un ambiente sì vacanziero, perché c'è questo gusto un po' scanzonato anche di come si presentano i personaggi, però è molto 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 più ambientato ad Istanbul rispetto al film di 007, che è come se ci passasse di tappa e c'è una caratterizzazione della location molto minore. Qua invece si muove molto più dentro, e anche dal punto di vista della regia questo è molto più moderno, nonostante penso che Dalla Russia con amore sia uno dei film più belli di, sicuramente tra quelli che ha fatto Sean Connery, il mio preferito. Questo qua è, però, dal punto di vista banalmente registico, è molto più moderno.
cioè proprio una regia più dinamica e meno laccata. Poi c'è anche tutta la trovata iniziale della presentazione del personaggio di, sono un professionista, Wikipedia aperto, di di lei. Esatto, è veramente una roba. Elizabeth Lipp, sì, esatto. Che l'attrice Emilia Mercuri, che tra l'altro poi qua è una situazione alla James Cameron, Linda Hamilton, nel senso che si innamorano, lei è il regista molla la moglie e sposa lei, succede questa cosa. È una donna con un fascino strano, nel senso, aveva 41 anni. Penso che all'epoca, cioè non so come invecchiassero le persone negli anni 60, però adesso sì, però è effettivamente magnetica, ha degli occhi molto particolari ed è estremamente carismatica, cioè non ti greca, passa... è un'attrice greca, aggiungo. Esatto, non ti passa mai per la testa che tutte quelle le reazioni delle persone che si rapportano con lei siano esagerate. È sempre, capì, lei è sempre costantemente padrona della situazione e questa cosa la rende molto bene, secondo me. Tra l'altro segnalo, quando il regista Jules Dassin trascorre, diciamo, la parte finale della sua vita in Grecia, sua moglie Melina Mercuri, mentre lui a un certo punto dice vabbè io sto a posto così, faccio più niente, sua moglie diventa ministro in Grecia della cultura ed il primo ministro donna in Grecia, lo resta per 8 anni, che è la durata più lunga all'epoca per un ministro in Grecia, e poi ritorna ad esserlo nel 93 e rimane ministro fino alla morte nel 94. Quando sono dici carismatica, sono basito. E tra l'altro il film ha un bel cast internazionale, perché appunto c'è lei che è greca, c'è Maximilian Schell che è un attore di origine svizzera, se non sbaglio, sì. No, austriaco. Tra l'altro lo dice pure nel film, gioca sul fatto che è svizzero, un fatto sì, di sì, questo. Assolutamente. Beh, poi c'è Peter Ustinov che ovviamente è inglese, poi fa quello che sa un po' di lingue perché si deve destreggiare e fare il truffatore. C'è l'attore che fa il personaggio italiano, che vabbè che non parla, ma comunque è un attore francese. Tra l'altro attore mimo francese, che in effetti fa quello muto, che è l'atleta che si cala dal soffitto, eccetera. Pensa a te, aveva lavorato con Marcel Marceau a me lui ha fatto venire in mente per esempio il personaggio di Matt Damon negli Ocean's Eleven, che è quello, perché è il ragazzo, sì, un po' me la ricordo. Insomma, comunque, io Ocean's Eleven non me lo ricordo tanto, quindi non... bellissimo. Ocean's Eleven è un capolavoro, secondo me. Ce l'ho in Blu-ray, lo riguardo almeno una volta l'anno. È veramente splendido, bellissimo. Tra l'altro hanno annunciato che dovrebbero fare il 14esimo, quindi sì, cioè Ocean's 14, soprattutto adesso che George Clooney e Brad Pitt hanno fatto pace, quindi anche se Soderbergh non si era ritirato dalla regia. Cioè, se non lo dirige Soderbergh, no, è inutile. Soderbergh è peggio di Brett Favre e Michael Jordan. Lui ogni 2 anni si ritira. Poi dice: sì, mi ritiro, ma faccio serie TV. Mi ritiro di nuovo e quindi faccio i film. Ma come? Deciditi. Vabbè. E, tra l'altro, una cosa. Io non so. Cioè, non so in senso letterale, perché non ho una grande conoscenza del cinema degli anni 60, onestamente, però non so quanto fosse comune l'inizio di questo film, che inizia col cold open, cioè direttamente lei che è lì che sta trattando col suo contatto locale per organizzarsi per il colpo, parla allo spettatore con questa cosa molto moderna di lei che spiega le cose allo spettatore, adesso faccio il colpo, tutti sti filtri colorati strani bizzarri, e poi parte il titolo. Ho trovato una roba abbastanza fuori di testa. Che per un attimo ho pensato che fosse la versione del film che stavo guardando, che era andata in vacca, perché ho detto oddio, qua si è bruciato qualcosa. Poi ho notato che effettivamente c'era il circolino intorno al da mettere in risalto, che non aveva le distorsioni colorate. Quindi ho detto ok, è un effetto voluto, il caleidoscopio. E quindi sì, anche per un attimo ho pensato, però sì, è bizzarrissimo l'inizio, con lei che passa da una location all'altra, prima in Grecia, no, prima è in Turchia, è in Turchia, museo, poi si teletrasporta magicamente
per andare a recuperare il, tutta quella parte lì è assolutamente bizzarra, che poi tra l'altro setta anche il tono di tutto il film, perché è tutto il film è estremamente sopra le righe, bizzarro, con, per le recitazioni, i personaggi, è tutto un po' ai limiti della credibilità, nel senso che spinge molto sul, su quanto tu vuoi credere che tutto questo sia veramente possibile, perché effettivamente i personaggi sono, sono al limite della caricatura un po', soprattutto poi quando c'è, c'è il tizio lì, il gestore della villa dove sono lì, che è il cuoco, ubriaco, il suo rapporto col padre, con l'anziano della coppia di acrobati, è tutto molto esagerato volutamente sopra le righe, quindi ti mette nella condizione di chiederti: se vuoi stare al gioco ti diverti, se invece, se per caso, per un qualsiasi motivo, che può succedere secondo me, a un certo, se per caso non riesci a entrare in sintonia con i personaggi, sai, dici no vabbè non ci credo, non ci voglio credere, non, o non riesco a crederci, tutto il film cade come un castello di carte, perché si basa tutto sul devi stare al gioco del film, altrimenti molto ovvio che i film sono tutti basati sulla sospensione dell'incredulità, però questo, nonostante non presenti situazioni fantastiche, ti mette nella condizione di dover credere che tutto questo sia possibile, che tutto questo sia verosimile nella sua nel modo incasinato in cui ti presenta la cosa, tipo anche la scena quando Peter Ustinov arriva alla frontiera tra la Grecia e la Turchia, come avviene il fatto che lo arrestino, lui come interagisce con gli agenti della frontiera, e lì dice vabbè ma questa roba qua non succederebbe mai così nella realtà, è proprio lì il bello, cioè non è un film Marvel in pratica, tutti con le battutine, i personaggi scemi. Ma sai cosa mi ha fatto venire in mente, anche perché c'è Peter Ustinov, noi abbiamo fatto tempo fa l'episodio su Assassino sul Nilo, la versione quella degli anni, e anche lì c'era un po' questa cosa dell'essere sopra le righe, e secondo me lì stonava anche un po' di più perché ci voleva mettere anche dentro il melodramma, mentre qui tutto sommato il tono è dall'inizio alla fine molto scherzoso, è molto buffoncello, non saprei come altro metterla, che però secondo me non gli impedisce di riuscire a far funzionare la tensione quando poi in realtà stanno facendo i momenti di tensione nella rapina, nel farsi beccare o meno dalle guardie, eccetera. Tutta la giornata del colpo secondo me è splendida, da quando vanno allo stadio, quello che è, a vedere la lotta libera greca, che tra l'altro è una roba vera, io l'avevo vista, non mi ricordo dove l'avevo vista questa cosa di questo wrestling che si ricoprono di olio e hanno praticamente, si infilano le mani nelle mutande per fare presa, perché è l'unica parte dove puoi far presa, cioè questa roba qui è assolutamente fuori di testa, è un po' che immagino che sia un po' come vedere il palio di Siena da se sei straniero, oppure non so il calcio fiorentino, quella roba lì, quelle cose assolutamente fuori dal tempo, che se le guardi con l'occhio moderno ma siete scemi, ma che cazzo fa, però nel contesto di una roba tradizionale è bella. Però sì, la cosa che mi faceva morire del wrestling lì è cioè alla fine immagino siano riprese fatte al festival vero, perché mi sembrava una roba cioè alla fine facevano mosse, comportamenti abbastanza da wrestling, però con questa maniera, cioè si infilavano le mani nelle mutande, una roba abbastanza, ed è bellissimo che in quella scena c'è il personaggio di lei che li guarda tutta allupata, dice wow, bello sto wrestling con questi mezzi nudi che si infilano le mani dappertutto, no restiamo qua un attimino di più che vorrei guardare, e l'altro le fa no scusa dovreste, è ora, mi piace la mossa che fa, la braccio fa e poi fa letteralmente fai ballare l'occhio sul tic, dice, mi sembra che il labiale fosse quello, del resto Austria, Svizzera, Milano è un po' quello. E sulla questione del tone degli anni 60, io qualche film degli anni 60 in più me lo sono visto probabilmente, cioè tanti, perché poi più le fissazioni, e l'ho trovata anch'io una cosa estremamente surreale sopra le righe come presentazione, ma l'ho trovata anche molto piacevole, perché è come se ti disse è come i titoli a scorrimento di Star Wars, ti fa letteralmente l'esposizione della trama
e quindi non deve ribadirti una serie di cose che tu già sai. Gli obiettivi sono tutti quanti chiarissimi, il tono è tutto quanto chiarissimo. La caratterizzazione del personaggio, secondo me, anche le riesce molto bene in quel frangente, e tutto il resto del film, secondo me, scende da quello. E anche quando incontra l'altro lì, lo svizzero, è molto appunto coerente col fatto di come tratta il tipo, il rapporto con le armi. Fa veramente, secondo me, un lavoro di caratterizzazione dei personaggi e di presentazione eccezionale. E mi è piaciuto molto. Addirittura a un certo punto ho pensato, ma cioè, il contesto surreale delle maschere di cera, dei manichini e tutto, mi ha ricordato completamente a casaccio il finale della Signora di Shanghai di Orson Welles. Però poi è chiaro che va in tutt'altra direzione, sarà soltanto un'associazione legata a Luna Park, ecco. E poi vabbè, sì, il fatto del caleidoscopio con le facce di lei che si moltiplicano, però appunto, e quella cosa mi aveva, tra virgolette, un po', cioè l'assonanza mia nelle mie teste mi aveva un po' portato da quella parte là, però poi non c'entra un cazzo. E infatti il film mi è sceso elegantissimo e mi ha ricordato, secondo me, le mosse che prende Black Edwards quando fa la Pantera Rosa anche. Perché comunque ci sta il ladro, il gentiluomo, che comunque così è, cioè, c'ha quella caratterizzazione un po'. Tra l'altro, se non sbaglio, dentro la Pantera Rosa ci stava Maximilian Schell, che faceva il nipote, se non sbaglio. Ma potrei... Il nipote di chi? Aspetta un attimo, no, non è lui. Non mi pare, però. No, non è lui, mi sono confuso io. Vabbè, succede. No, però, così, come totale curiosità, inizialmente Dustin voleva Peter Sellers nel ruolo di Simpson, quello di Peter Houston, ecco. Del trofeo. E Sellers pare che si sia rifiutato perché non voleva lavorare con Maximilian Schell. Diceva, no, ho sentito dire che è un tipo difficile, e quindi non ci voglio recitare assieme a lui. Storicamente uno degli attori più rompicoglioni della storia del cinema. Peter Sellers, infatti, ma poi c'è già di base, dice, ho sentito dire che è un tipo difficile, non ci voglio lavorare con lui, quindi sei anche tu un tipo difficile, scusa. e siccome però Dustin voleva Maximilian Schell, non era disposto a rinunciare, ha preso Justinov, che ha vinto l'Oscar. Che costava anche meno con Justinov. Però guarda che appunto, quel periodo, però sì, pochi anni prima aveva vinto un Oscar con Spartacus, per cui secondo me era abbastanza sulla cresta dell'onda. Comunque confermo di aver confuso Maximilian Schell con Robert Wagner. Ah, ok. Justinov a me ha ricordato tantissimo come interpretazione, come personaggio, un'associazione che non so se sia dovuta alle droghe che prendo, le medicine, a me ha ricordato tantissimo Paolo Villaggio e Fracchia, come lo interpreta e il personaggio che si trova a suo malgrado in una situazione in cui non vorrebbe averci nulla a che fare, che si ritrova a dover... A me ha ricordato tantissimo Paolo Villaggio nelle mossette, le faccette, non nella voce. Paolo Villaggio ha sempre avuto questa cosa della voce, mentre Justinov, proprio come... Che magari poi Paolo Villaggio si è ispirato, a sapere. Però mi ha ricordato tantissimo Paolo Villaggio e Fracchia, in particolare Fracchia quando... cos'era Fracchi la belva umana, quando lo scambiano per un assassino, la trama sì. È qualcosa del genere, non so perché. Tra l'altro Fracchi non lo vedo veramente da una vita, quindi è un'associazione basata sui ricordi che ho di quel film, che può darsi anche che siano assolutamente sbagliati, però non so perché. No, ma Fracchi, ci può stare. Mostruoso, è bravissimo questo film. Tra l'altro, ecco, allora
Justin aveva vinto l'Oscar 4 anni prima con Spartacus, di Peter Sellers aveva fatto un paio di anni prima Lolita, e praticamente questo film l'hanno girato quasi mentre giravano La Pantera Rosa, per cui... Sì, La Pantera Rosa è del 63 tra l'altro. Sì, però è uscito tipo a dicembre del 63 e credo li abbiano girati entrambi, magari un po' di allora, sassati è uscito, di qualche mese. Uscito a dicembre perché gran parte del film è ambientato a Cortina da un pezzo, anche là benessere, gente che si diverte, ricconi in vacanza, che fai? Non fai questo spottone a Cortina da un pezzo, ci stanno anche le principesse indiane, vamonos. No, è chiaro. Per cui diciamo che dopo l'uscita della Pantera Rosa probabilmente Peter Sellers lì esplode veramente, però in quel momento magari erano comparabili, insomma, come dimensione del personaggio del sì. Però beh sì, Peter Ustinov bravissimo, cioè meritatissimo assolutamente, adesso non so la concorrenza cosa fosse, però meritato l'Oscar secondo me, come lo era in Spartacus, perché anche in Spartacus lui è fantastico ed è praticamente lo stesso personaggio, cioè è l'arraffone un po' sfigato sostanzialmente, gli viene bene diciamo quel personaggio. E a me ha fatto molto ridere un'altra cosa, quando vanno a casa del genio del gruppo, che praticamente c'ha la domotica degli anni 60, la casa che si attiva da sola dagli ordini e gli arrivano le consegne. E però, di nuovo, parlando di cose che poi sono diventate cliché del genere, lì c'è proprio quella cosa tipica del... ti riproduco in qualche forma quello che poi dovremmo fare nel colpo, con lui che riproduce la piattaforma per far vedere come funziona il pavimento a pressione. Allora, di nuovo, non so se sia una roba che si inventa Top Capi o se era già visto qualcosa di simile, però vedi proprio che è un periodo in cui questo genere di film fa tutta una serie di cose che poi diventeranno robe che fanno sempre questo genere di film. Soprattutto è proprio lo stampino di questa versione qua del film di Rapina, cioè la versione un po' scanzonata, un po' allegra, mentre magari un hit, cioè quelli che si prendono più sul serio, hanno un taglio un po' diverso, anche se poi comunque anche in Hit, se vai a vedere, c'è la dinamica del bisogna avere la banda e poi organizzare la rapina e poi la parte clou e la mega rapina, eccetera. Anche in Ocean's Eleven ci sta il fatto facciamo la prova per fare questa cosa. E poi vabbè, se Del non l'ha visto o rivisto, cioè non si deve, non gli dico come va a finire. No, ma tra l'altro dovrebbe essere su Netflix, quindi, cioè... L'11, ho visto sicuramente l'11 e il 12, il 13 non penso di averlo visto. Allora, il 13 è soltanto un film medio. Non esistesse il primo, non esistesse la prima parte del 12, ok... sarebbe un film accettabile, però comunque secondo me è meglio anche di metà del 12, il 13, più che altro perché poi a un certo punto tu gli vuoi bene, prima di tutto per i personaggi, perché poi è tutto recitato in quel modo là di siamo amici, siamo i migliori attori della nostra generazione, e c'ha questa recitazione molto naturale, e quindi le situazioni che mette insieme sono sì, ma io con certi amici io faccio ancora tutte le battute di alcuni momenti, quindi i Led Zeppelin, cioè cose che è bellissimo. Poi è il 12 quello che c'è Julia Roberts nel ruolo di Julia Roberts. Sì, è là secondo me quando il film tracimola e praticamente okay. La parte per prenderla e buttarla nel cesso, compare Bruce Willis a casaccio, cioè non là è un film inqualificabile. Torniamo su Top Capi, che tu Alessandro menzionavi la parte alla dogana con le guardie turche, e mi è venuto in mente quando gli fanno l'interrogatorio, lì secondo me viene fuori una cosa, e c'hai ragione, che è estremamente fantoziana, fracchiana, Paolo Villaggio, cioè di lui che quando gli dice, adesso non mi ricordo cos'è la parola in turco per dirgli sei in arresto, che l'hanno arrestato, sì. Il modo in cui lui la ripete sembra proprio che dica come umano lei, cioè c'è proprio una cosa, arresto. È fantastico, non lo so, cioè io veramente non è che Paolo, l'ultimo film che abbiamo visto il Paolo Villaggio quando abbiamo guardato insieme Fracchia contro Dati, sì. Evidentemente non è che riguardi i film di Villaggio, però Villaggio è abbastanza parte della cultura popolare italiana, cioè se sei cresciuto nella nostra generazione, non so per Francesco, però io, la mia generazione, cioè io e te Andre siamo praticamente coetanei,
Allora, sì, sì. Il secondo tragico fantozzi dovrebbe essere materia di esame, nel senso proprio per passare la maturità, capito? Cioè, che fa parte secondo della tragico fantozzi italiana, fantozzi e meno Fracchia, però Fantozzi in particolare. Anche là, sì, cioè, secondo tragico fantozzi si ripete a memoria, cioè come il Padre Nostro. Beh, però sì, era proprio il nostro periodo quando eravamo bambini, comunque, sì, che sì, Fantozzi era fuori. E quindi quando vedi una cosa del genere, secondo me l'abbiamo talmente internalizzato a livello inconscio, Fantozzi, che quando lo riconosci è il riflesso pavloviano, se vogliamo, che noti la cosa e fai l'associazione. A me è successo così, per quanto non, a livello cosciente non riguardi un film di Villaggio e Fantozzi da decenni. No, allora, il tipo di personaggio è quello, magari quello di Peter Ustinov è anche un po' più sfaccettato, perché anche ha più momenti in cui sa effettivamente sì, cosa sta facendo rispetto a Fantozzi. Però cioè, non ne ho idea, ma che Villaggio potesse avere Justino fra i suoi modelli, le sue fonti di ispirazione, secondo me ci sta, anche anagraficamente intendo, come periodo, cioè lui magari da ragazzino guardava i film di Peter Ustinov. È la classica domanda da fare a Uomo Espo, che tutte queste cose di cinema italiano così le sa tutte quante. No, guarda, allora Paolo Villaggio nasce, beh, insomma, neanche troppo da ragazzino, perché nasce nel 32, per cui comunque c'aveva già 30 anni quando usciva questo film. Però insomma, secondo me non è da escludere che sia comunque una sua ispirazione Ustinov. Di sicuro lo ricorda, lo fa venire in mente, soprattutto quando fa questo tipo di personaggio, rispetto magari a, come si chiama, a Poirot. Che va, perché qui è il pesce fuor d'acqua che si ritrova a suo malgrado a dover fare qualcosa che non è la sua specialità, non no, è certo, sì. Improvvisa. Poirot invece è, cioè Poirot è Poirot, lo sa fa, è l'investigatore. Il bello del suo personaggio, che di nuovo non è una roba mai vista, magari lo era un po' più negli anni 60, è che lui si ritrova a fare, cioè quello che fa normalmente, ma a un livello troppo superiore rispetto a come lo fa normalmente. Cioè lui si ritrova a dover fare il triplo gioco con l'intelligence turca e dei ladri di professione, quando lui è uno che è abituato a prendere per il culo i turisti. Cioè, e a mettere i piatti contraffatti la cosa più grande che si spaccia per un... Cos'è il capo archeologo turco? Cos'è che racconta? Sì, cioè è come se tipo noi stiamo a fare la partita di calcetto e arriva Zaccheroni, arriva Zidane a dire: scusa, vieni un attimo, mi serve il cambio per la finale di Champions. Che mi hanno detto che a Paris Saint-Germain è una cosa che capita molto spesso. Sì, ok. Se ti pagano anche bene, tra l'altro, a Paris Saint-Germain per farlo. E tra l'altro subito dopo l'interrogatorio c'è il momento... palese del ok, facciamo vedere che abbiamo speso i soldi per andare in Turchia, 5 minuti di panoramiche, montaggio, il villaggio, la città, loro che... bizzarrissima come scelta di nel senso, perché mi è piaciuta alla fine, però nell'economia del film c'è stato, è veramente il momento, perché mi stai facendo sta cosa? Che tra l'altro non ci sono neanche personaggi che girano per la città, che familiarizzano con la zona, sai, magari fanno il montaggio loro che vanno al bazar per comprare magari quello che gli manca, dell'equipaggiamento, queste cose. Invece no, è proprio un, non so, magari non ho ricevuto i soldi dall'istituto per il patrocinio turistico turco e loro per farsi in cambio hanno dovuto fare sto 5 minuti. Ma sai, è un po' quella cosa, secondo me è che è quella cosa che oggi si risolve in 3 inquadrature, mentre all'epoca la fai più lunga, ma probabilmente perché è semplicemente un modo diverso di come si fa la stessa cosa. Però ti mostro che siamo qui, e l'esoticità del luogo, la particolarità, le facce che ci sono, sì, in giro, un po' gli ambienti, i luoghi. Anche perché... Però comunque fa il suo sporco lavoro, capito? Perché quando ti parlavo del fatto che effettivamente un film ambientato in Turchia, cioè ci sta questo momento che potrebbe essere così, però ti dà quella sensazione di Turchia, sai quando dici non sento la Turchia, cioè qua senti la Turchia,
Sì, ma tra l'altro il film l'hanno girato in location a Istanbul e a Kavala in Grecia, cioè ci sono andati. E la cosa che mi ha fatto ridere è che mentre guardavo il film c'è una scena ambientata a Parigi che tu la guardi e dici, vabbè, questa non sono andati a Parigi, è E chiaramente in invece è studio, ambientata a c'è la nebbia. Parigi. No, sono andati a Parigi, ma l'hanno girata in studio a Parigi. Non Cioè, c'è il più film. studio in Grecia in cui girarono sta cosa. Allora, in realtà Allora, c'ha hanno, perché quello che ragione. hanno fatto probabilmente è che hanno girato a Istanbul e a Kavala gli esterni in Grecia e in Turchia. Tutti gli interni e quella scena sulle strade di Parigi li avranno girati in questo studio a Parigi, a Boulogne-Billancourt, che è dove c'è, cioè è un posto poco fuori da Parigi, lo conosco perché c'è questo posto che si chiama la Seine Musicale, che è un palazzetto dove fanno concerti. Sono andato a vederci un paio di concerti che è proprio lì sulla Seine. E probabilmente quello, cioè nel senso, come studi, le parti in studio le hanno fatte là, e una volta che sei lì, cioè stare a pagare per fare una scena in esterno a Parigi una sola, affanculo, facciamola in studio. Cioè, Mi viene anche mentre. da dire che molto probabilmente la qualità della luce dell'area di Parigi è diversa, quindi quell'effetto tipicamente parigino non ti sarebbe potuto ripetere in un posto dove la percentuale di umidità è diversa. Cioè, Molto io ci possibile, credo a molto queste possibile. cose. E però il fatto di essere andati in, cioè, è la classica cosa di cui ci si lamenta dei film che fanno adesso, cioè è fatto tutto in studio, gli scenari con la CG, cioè qua comunque lo senti che sono lì, lo senti nei luoghi, nei posti, lo senti quando vanno nel museo e sono lì che stanno girando e si sentono di sottofondo, si sente la guida che parla in italiano nella scena del museo. Sì, è Esatto. bellissimo. No, Mi ha è fatto morire sta troppo cosa. una cosa figa. Cioè, pare una stronzata, ma è troppo una cosa figa. Ma Ti pure fa. là, quando fanno la cosa, quando stanno là appesi sul tetto del fatto, là, cioè, quella sono quasi certo che sia effettivamente il serraglio del sultano. Adesso non so cosa hanno girato effettivamente lì nel Po, ma probabilmente sì, hanno, anche perché magari, sai, è comunque un Ma pubblicizzare il luogo. tra l'altro, quell'interno è splendido. Cioè, Sì, quando no, ci ma. sta la scena dove lui è appeso e ci sta la volta affrescata sopra, cioè, quella è bellissima. Ed è un tocco, cioè, veramente di una regia che anticipa tantissimo i tempi, per come è ripresa, per come è inquadrata, per la posizione che sceglie. Allora, il punto veramente debole di quella scena è il costume, la cosa di diamante che sembrano veramente dei pezzottoni. Vabbè. Cioè, tu lo vedi, questi smeraldi grossi tanti così che brillano, cioè, sono dei pezzottoni. Tant'è che infatti che poi il pugnale è tale e quale al pugnale del pezzotto che teneva quello là così. E comunque, però quella scena è magnifica. Cioè, veramente, cioè, cazzarola, che si fidavano di fare questi negli anni 60. È veramente molto bella. E Sì, e c'ha devo anche, no, non secondo c'è. me, una bella tensione. No, ma Inaspettatamente. assolutamente. Tra l'altro non Tra l'altro, ci per avevo pensato, esempio, ma l'hai l'ultima detto prima, cosa, aspetta, l'hai detto prima, vai. effettivamente è vero, io non ci avevo pensato, ma dopo che l'hai detto, ricorda molto l'inizio di Uncharted 3, che però beh, è a No, Cartagena. Uncharted 2, quello là quando Ah no, stanno proprio in stanno esattamente nello stesso no, posto. è la Uncharted 2 ci ho giocato troppo tempo fa e non ce l'ho in mente, Uncharted 3 ci ho giocato relativamente di recente e in realtà a me fa anche l'inizio di Uncharted 3, ricorda, i flashback di lui da ragazzino a Cartagena. Che sostanzialmente il tutorial ti impaiono a saltare e fare, che tu però Sì. là In lo fai a Cartagena, nel 2 lo fai in Turchia. Turchia. Ok. E Beh, l'altra cosa magari sulla ispirato. tensione, a un certo punto ci sta l'acrobata che si sbilancia così. A un certo punto ho fatto il primo brave frame per vedere se si confonde e mischia il coltello vero con quello falso, perché Anch'io. ecco. Io ci ho Cioè, pensato, ho non ho detto, fatto vedrai che frame quando by si frame. sbaglia. Cioè, non ho messo in pausa, però ho pensato che magari ci potesse essere alla fine il twist che aveva rimesso a posto il Esatto. coltello E quindi vanno sbagliato. per incularli, ma alla fine, mentre stanno là che li stanno arrestando, dicono: no, vabbè, tanto questo è falso, perché era Io falso pensavo, no, che davvero. riuscissero a scappare e poi si rendessero conto di aver rubato il coltello sbagliato. Invece non succede nessuna di queste cose. No, Perché. tra l'altro sul finale ci sta. Ho visto recentemente il film con uno dei Purple Noon, si chiama in inglese. È sostanzialmente il primo adattamento del talento di Mr. Ripley con L'amico un americano? giovanissimo Alain No. Delon. Ah, E ok. quindi ci sta comunque questa cosa che i noir di adesso i criminali la sfangano, là invece no.
Cioè là ci sta il momento in cui vengono miserabilmente acchiappati. Vabbè, questo non so se lo definirei un noir comunque. Però comunque vanno in carcere. Sì, sì, no, beh, sì, anche se comunque il finale, che secondo me è bellissimo, ha comunque questo taglio allegro di presa per il culo e poi loro che escono e progettano il prossimo colpo. Sì, 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 sì. E come dici tu, Alessandro, è vero, cioè, gli ultimi 40 minuti sono divertenti, cioè veramente spettacolari, tutta la parte al match di al festival del wrestling, il piano così articolato per fregare le spie che li seguono, che vabbè, che comunque sono dei pirla, però insomma. e poi tutta la parte sui tetti con Peter Ustinov che soffre di vertigini e poi appunto lo stunt di Mission Impossible, su cui mi sono segnato due cose. Una è che figa e quanto è moderna l'inquadratura a un certo punto dove il tipo si butta giù nel buco con la corda e la macchina da presa lo segue nel buco, che è molto bella. E ho notato che fa molto, cos'è, Jason Bourne quando salta nella finestra, sì, che per esempio, sì. All'altro. Invece ho notato un piccolo errore nella scena, nella sequenza, diciamo, in cui lui è lì appeso, si sta calando. A parte che il modo in cui ruota e gira è veramente uguale a come l'ho fatto Tom Cruise in Mission Impossible, sì, tale quale. Ma c'è un momento in cui è inquadrato dall'alto che sta scendendo e sulla sinistra si vede tipo l'ombra e mezzo piede di qualcuno che doveva essere uno della uno dei tecnici del suono, probabilmente. Perché io l'ho visto appena l'ho visto ho detto c'è una guardia, tipo magari si vedeva una guardia che passa, no, deve essere uno che è entrato per sbaglio nell'inquadratura, tipo il caffè di Starbucks in Game of Thrones. E vabbè, insomma, però sì, è bellissima anche quella scena, ma anche perché poi è proprio bella come si sviluppa, che tira sul vetro, la scena tesissima di quando stanno rimettendo giù la gabbia molto lentamente, cala, lui che fa il segno sulla corda per segnarsi a che punto la deve fermare, e mi ha fatto molto ridere che ci sono questi, saranno, non lo so, 5 minuti di silenzio totale di loro che stanno calando il vetro, e appena il vetro tocca, stacco di montaggio sul bordello al festival con tutti che urlano. Io mi immagino nel cinema la gente tesissima per 5 minuti nel silenzio totale, e poi all'improvviso boom! Io mi sono spaventato quasi su quello stacco. È veramente fatto, cioè è intelligente. No, la scena della rapina è spettacolare, è ai livelli di roba moderna, proprio come costruzione dell'inquadratura, gestione della tensione, come salta tra i tre personaggi coinvolti, il ruolo di ognuno. No, è proprio, io mi sono trovato più di una volta tipo a trattenere il respiro, o quando sbaglia qualcosa, oddio, cioè il momento coinvolto, presissimo dalla scena, perché poi è proprio questa, è costruita bene, perché non avendo visto il film, cioè non era un rewatch, una roba che abbiamo già visto, almeno io non l'avevo mai visto, e ammetto l'ignoranza, non sapevo che esistesse e non sapevo neanche che Topkapi fosse un museo a Istanbul, quindi la mia ignoranza in materia era più totale. Però appunto, non sapendo come va a finire, ti aspetti veramente, si rompe la corda, tutte le inquadrature sulla corda, dici oddio, si rompe la corda, ci sono tutte queste cose classiche del genere che hai già visto in precedenza in altri film, e dici ok, qui magari si rompe un macchinario, il coso che Roque fa da... il meccanismo che fa girare la corda, si spezza la corda, si spezza un pezzo dell'intonaco su cui appoggiare, cioè ci sono talmente tante cose che possono andare male in quella situazione che te le aspetti tutte, però non succedono alla fine, cioè vengono arrestati per un altro motivo. Tra l'altro la risoluzione di come vengono arrestati è un po' nebulosa, cioè sì, vengono arrestati, non è chiaro benissimo come arrivino a capire che è lui, cioè è un... Beh, però quanto è figo, se ne frega, quanto è figo che loro si presentano alla polizia facendo i grandi perché adesso li fottiamo, e però vengono fregati dall'uccellino, e quindi lui, il poliziotto, fa il collegamento e gliela butta. è anche bello quello come è costruito, che loro si presentano lì pensando di aver avuto l'idea fenomenale definitiva, vabbè, che probabilmente avrebbe funzionato se l'uccellino non li avesse. È anche bella la scena di lui che sta uscendo, entra l'uccellino e dici ah,
Però anche lì pensavo, ma l'uccellino li fregherà o sarà la cosa buffa di loro che sono riusciti a scappare e poi l'uccellino fa suonare l'allarme e le guardie del museo scoprono che gli hanno rubato qualcosa, però ormai loro sono partiti. Invece no, li fregano così. Che anche, tra l'altro l'attore che fa quello del circo, che è quello che prende il pugnale e va via, è il figlio del regista, che non Sì, era... lo Fatto stavo quello. guardando, Joe Dassin, Joe Dassin. Dassin, sì. Sì, il personaggio si chiama Joseph e l'attore si chiama Joe, non è che è andato Non molto. si è sforzato molto, sì. Ma su quello che dicevi della tensione, oltre al fatto di non aver già visto il film, secondo me c'è anche un'altra cosa, che per esempio, allora io menziono Mission Impossible perché ovviamente è un esempio recente, abbastanza noto, di un film che omaggia apertamente una sequenza di questo. In Mission Impossible c'è la cosa che il protagonista è Tom Cruise, cioè lo sai perfettamente, magari gli va male il colpo, ma insomma se la cava, cioè, non hai il minimo dubbio. Invece qui, proprio perché è una banda così scalcagnata, e per come si evolve il film, io ero costantemente in dubbio, cioè non è che avevo la certezza alla fine ce l'avrebbero fatta, chissà se magari ne beccano uno, ne beccano l'altro, avevo anche il dubbio che uno dei due principali stesse in realtà facendo il doppio gioco, avesse in testa di tradire tutti gli altri e andarsene via da solo o da sola lei col pugnale. Sì, Secondo me là è il costruito bene. costante ci sta qualcuno che fotte gli altri, ci sta, perché poi gioca molto sul fatto del ci sta il pollo, cioè te lo dicono subito all'inizio e noi non abbiamo dato per scontato che il pollo fosse il pollo. Io ad esempio quando lui dice ci serve un altro pollo da fregare, per un attimo ho pensato che considerasse anche lei come un pollo da fregare. È costruito bene anche da questo punto di vista. Infatti veramente è uno di quei casi in cui anche riguardandolo oggi, non è solo un capisco perché viene tenuto in così alta considerazione, menzionato da tanti come un classico del genere, perché obiettivamente, cioè, fa 60 anni fa roba che poi è stata rifatta 100.000 volte. Ma è rimasto, secondo me, bello, cioè è veramente divertentissimo da guardare anche adesso. E tra l'altro cioè, dura quasi 2 ore e secondo me ha un bel ritmo, cioè ha un ritmo ben più gradevole di film di 20 anni dopo, anche onestamente. Sì, no, Per per cui. essere un film degli anni 60 che dura quasi praticamente 2 ore, vola via, non ha momenti morti, ma anche a livello di recitazione, di come è girato, non fa pesare appunto le scene in cui non succede niente, comunque stanno solo chiacchierando, è molto moderno sotto questo punto di vista. Sì, assolutamente. Tra l'altro stavo guardando. E noi dicevamo quanto fosse sulla cresta dell'onda, come si chiama in quel momento Ustinov, ma comunque Maximilian Schell 2 anni prima aveva vinto l'Oscar come protagonista in Vincitori e Vinti, che era il film sul processo di Norimberga, diretto da Stanley Kramer, ma prodotto comunque credo insomma, ci aveva messo le mani anche Dustin, se non sbaglio. Per cui insomma anche lui, io ammetto Maximilian Schell, vabbè ovviamente lo conosco, però non è che non abbia grande familiarità, cioè per me Peter Ustinov era la faccia veramente nota di questo film, probabilmente perché Ustinov faceva ancora parecchio quando, non lo so, sai cos'è? È che Ustinov quando noi eravamo bambini e ancora recitava, c'aveva bene o male la stessa faccia, mentre secondo me Maximilian Schell ormai era un po' invecchiato negli anni Beh, 80. Maximilian Schell ha un ruolo in Deep Impact, che non avrei veramente idea di chi cacchio sia in Deep Eh beh, sarà Impact. un vecchio in Deep Impact, cioè, è il 98. Sì, però per Adesso. dire, non è sparito No, negli anni assolutamente. 70-80, ha fatto anche roba relativamente recente, Leviamo quindi. il condizionale, c'aveva 68 anni in Deep Impact. Insomma, era il padre del personaggio di Téa Leoni in Deep Impact. Onestamente non me lo ricordo. Però vabbè. Ma anche guardando, cioè adesso sto guardando una foto di lui nel 2006 e non me lo ricordo. Però vabbè, cioè per carità, è un limite mio, nel senso,
Però obiettivamente a fine carriera faceva soprattutto film per la TV, cose secondarie. Ad ogni modo, comunque, mi è piaciuto tantissimo Top Capi, sono contento perché appunto ne avevo sentito parlare un sacco, ero curioso e colta l'occasione, ne valsa la pena. Purtroppo, lo segnalo per chi ci ascolta, ci guarda e magari si è incuriosito, vorrebbe recuperarlo, non è disponibile in streaming in Italia. Se volete, c'è sia il Blu-ray che il DVD. Su Amazon c'è anche un pazzo che vende la VHS a 126 euro. Esatto, sinceramente. Chi è sto folle completo? Non Capisco. c'è nella collezione dei Criterion questi, non l'hanno messo nei Criterion questo. Mi sa di No? Non ne ho no. idea. Però comunque c'è il Blu-ray e c'è il DVD, nel senso si trova tranquillamente. Non c'è in streaming da nessuna parte. Perlomeno in Italia, poi non so. Allora, no, mi sa che non c'è nei Criterion. Se cerchi Top Capi Criterion, trovi un articolo sul sito Criterion che parla del regista, Judd Dustin, ma non le sue cose. Però, insomma, il Blu-ray sembra di qualità, se lo si vuole recuperare. Oh, è bello, non me l'aspettavo, sinceramente. Sai, con i film di quel periodo lì è sempre un po' sì, è bello, però è anche un film di quel periodo lì che pesa un po' guardarlo, che pesa un po', magari è invecchiato male, se ha ritmi diversi a cui non siamo più abituati al giorno d'oggi, e quindi fai fatica magari a guardare. Dice, no, questo è assolutamente, Sì, cioè, un po' sì. come recitato, È un po' una di crema, è veramente una alcune crema di cose, in film. alcune scene i microfoni non sono proprio messi benissimo, quindi c'è qualcuno che si sente un po' peggio dell'altro perché il microfono è lontano, oppure quando il personaggio magari gira dietro. C'è una scena nel museo in cui il personaggio gira dietro qualcosa e quindi la voce tra il microfono e lui o lei, non mi ricordo chi è, c'è questa roba di mezzo e quindi c'è la voce diretta non arriva al microfono e non ci hanno pensato magari che il microfono di farlo girare insieme al personaggio, all'attore. Quindi è un po' questa cosa un po' degli anni 60 che si vede, però no, per tutto il resto a livello registico, soprattutto la scena tutta la parte, gli ultimi 40 minuti finali, secondo me sono proprio roba che se la aggiusti a livello di colori, se la rimodernizzi, diciamo, a livello di resa a video, la puoi tranquillamente spacciare per una roba dei giorni nostri, senza Sì, nessun sì, sì. problema. Poi, tra l'altro, secondo me vale la pena dire che il personaggio di lei è incredibilmente moderno. Ah, Nel sì, senso, assolutamente. adesso sarebbe l'ennesimo personaggio che si cerca di trafare al femminile di un uomo. Però che quindi praticamente vendendola al pubblico, così quelle cose. Mentre invece in realtà è un personaggio che è genuinamente così, che sfrutta il suo essere, non è un personaggio scritto come il negativo di un uomo per sfizio di farlo, no, è proprio quella caratterizzazione che viene data lì che è propria sua e che funziona secondo me, perché lei funziona prima di tutto come attrice, ma poi funziona all'interno di come è scritto, di come è fatto, del ruolo che ha, interpreta e tutto, è saputo scrivere. Capito? Non sembra azzeccato così. Adesso sarebbe l'eroe femminista indipendente che su cui fanno 18 film per la Warner. Quindi. Ma tra l'altro, Mi sorprende. Ma tra l'altro, fosse uscito veramente adesso cosa del genere, c'aveva tipo 3-4 sequel in corso e c'era tipo Gal Gadot che faceva lei, ah no, che ma non ha chiaramente, per cioè, niente lo stesso carisma. con un finale così, cioè, arrivava il seguito. Netflix faceva un contratto per 4 film. Ma Sì, no, sì, sì. la cosa del personaggio di lei, e anche questo, secondo me, lo distanzia soprattutto dal noir classico, è che lei è un personaggio indipendente che fa quello che vuole, criminale e che tromba e che le piace trombare, ma questa cosa non ha Dice a un nessuna. certo punto che è ninfone, stavo venendo con l'accento in inglese. Però Sì? questa cosa non assume nessuna valenza negativa, men che Esatto. meno è una cosa per cui viene punita. Cioè, nel senso, tipicamente il personaggio femminile che sfrutta il sesso anche come arma e che gli piace scopà, per dirla proprio così, finisce o è la Dark Lady comunque infame, o è comunque qualcuno che a un certo punto viene punito anche per Ecco, questo. questo sai, per questo qua ti fa capire perché è
è stato poi messo, tirato nel mezzo del maccartismo. No, ma prima quello era, quello è successo prima. Questo, okay. questo è un'opera di un regista che comunque è di genitori sovietici e che viveva in Francia e poi in Grecia. Beh, questa qua è la classica mossa film europeo di regista esule in Europa che può fare il cazzo che vuole. Però comunque prodotto da una casa di produzione americana. Perché è prodotto adesso dalla Finways e distribuito da però vedi anche lì distribuito da United Artists, che comunque era la diciamo la casa di produzione messa assieme dagli arti. Poi vabbè, ovviamente è stata comprata da MGM adesso e quindi Amazon, eccetera. Però era quella nata come creata dagli artisti perché fosse indipendente, eccetera. E la stessa Finways non era esattamente facevano le commedie rurali negli anni 60. Ok, però insomma è comunque un film prodotto fuori magari dal contesto delle super major, e magari anche questo è aiuto. Una cosa che non abbiamo detto: il film è tratto da The Light of Day, in italiano La Luce del Giorno trattino Top Capi, suppongo, aggiunto magari anche alla luce del film, che è uno dei due romanzi più famosi di Eric Ambler, di cui in realtà ho letto l'altro abbastanza famoso, che è mi pare si chiami La Maschera di Dimitrios, che è uno scrittore inglese molto bravo. La Maschera di Dimitrios. E il film è tratto appunto da questo suo libro. Io il libro non l'ho letto, ho letto La Maschera di Dimitrios, e il libro è raccontato dal punto di vista del personaggio di Peter Ustinov, e quindi ha questa cosa che all'inizio lui, cioè praticamente è come se il libro iniziasse quando arriva lui, e quindi tu leggendo il libro all'inizio non sai che cosa stanno facendo questi che lo coinvolgono, mentre nel film tu hai tutta la parte prima che ti fa arrivare al personaggio di Peter Ustinov e sai già cosa sta succedendo. Quindi deve essere abbastanza diversa come prospettiva, e probabilmente è anche interessante da leggere il libro per vedere questa. Arriva relativamente tardi, cioè i primi 20 minuti, mezz'oretta, lui non c'è nel film. Esattamente. Finché loro non arrivano in Grecia. Cioè, e non solo, lui... quello che sta realmente succedendo lo scopre dopo un'altra mezz'ora, più o meno. Sì, infatti, sì. Per cui tu, la storia raccontata dal suo punto di vista, per un bel po', cioè tu sei, questo qui viene preso per passare il confine, poi si ritrova a dover fare il triplo gioco perché i turchi gli dicono di fare... Cioè, ecco, là c'è un'altra cosa che volevo dire. I turchi, allora, l'hai girato in location, però veramente gli attori che ha preso per fare i turchi sembrano tutti i turchi dei Simpson. Cioè, le facce più cliché razzista non potevano trovarle. Sono tutti stupidi, coglioni, ubriachi. Il secondo film di Austin Powers, cioè Will Ferrell che fa il sicario turco col fezzo e gli occhiali da sole. Lui, letteralmente lui. Cioè quelli meno cretini sono comunque i turchi cattivi. Cioè, non ci sta un turco che sia una persona a posto con la testa. È proprio i turchi dei Simpson. Vabbè, capisco, insomma, gli anni 60. Che devi fare? Che dovrebbero fare... Dovrebbero fare gli agenti segreti in incognito, di nascosto, cioè alla luce del sole, l'unico agente a 5 metri di distanza. L'unico veramente capace, che sembra essere abbastanza capace, è il capo, diciamo, dell'organizzazione. Che tu dici, è anche vero che hanno a che fare con una banda dove gli unici capaci sono i due capi, però insomma loro l'hanno fatto apposta a prendersi gli incapaci. Il servizio segreto turco, voglio sperare che la gente l'assuma se è brava, non se sono degli imbecilli che sono lì che si fanno i gesti, che li vedono tutti e dicono no, aspetta, sto a guardare il wrestling, non c'ho voglia di pedinarli, ma come? È bellissima che fanno, che si danno, vai tu a vedere cosa sta facendo, ma c'è la cosa tu voglio vedere, no vai tu, fanno i turni. È fantastico, è veramente fantoziasta, ma infatti sì, secondo me è anche per quello che il film è rimasto così godibile, proprio perché ha questo taglio così buffo che spezza molto l'atmosfera, cioè lo stesso film che si prende molto sul serio. E quindi andava bene. Vabbè, così, il razzismo verso i turchi. No, però secondo me questo stesso film con questo ritmo, con questa gestione dei tempi, se si fosse preso più sul serio probabilmente sarebbe più invecchiato come ritmo, per come siamo abituati adesso. Invece questo fatto che comunque tiene sempre l'atmosfera così leggera, buttare a sorridere i personaggi scherzosi e anche proprio il modo in cui è scritto, al di là del momento iniziale di lei che parla alla macchina da presa, ma proprio questo il fatto che è scritto con questo continuo battibeccare, battutine, il personaggio che fa la cazzata eccetera, secondo me lo rende molto molto contemporaneo, che poi
poi è quello che io dico, cioè, quando la gente dice oh, i film di oggi che sono tutti battuti, ma lo sono sempre stati, cioè, perché io, quando eravamo piccoli noi, Schwarzenegger diceva solo stronzate nei suoi film negli anni 60, continua, fin qua continua a dirle, soltanto che adesso la faccia è più fissa e quindi non si capisce e sembra che le stia dicendo seriamente le cose. Ma però sì, cioè, verità è che quello che ci piace a noi adesso, che le battutine di prima erano scritte meglio, su via. Ma io vorrei, non è neanche quello, è che secondo me è cambiato il tipo di comicità. Anche. Io vorrei sottoporre alla giuria, e lo faremo secondo me nel mese di dicembre, dobbiamo riguardare La Pantera Rosa. Cioè, La Pantera Rosa, secondo me, là veramente, secondo me, sbattiamo in faccia a un muro di quello che è consentito e non consentito. No, se vuoi fare, allora Hollywood Party. No, aspetta. Hollywood Party per certi versi accettabile rispetto se a vogliamo che fare La Pantera Rosa. Ragazzi, se vogliamo fare il tuffo nell'inaccettabile, secondo me, le scelte sono due. Una, il tuffo nell'inaccettabile a sfondo sessuale sono Porky's e La Rivincita dei Nerd. Il tuffo nell'inaccettabile a livello razzismo, che uno magari non direbbe, ma in realtà sì, sono i film Disney degli anni 50, che sono inguardabili da questo punto di vista. E lo so perché li ho rivisti di recente con mia figlia, cioè, sono uno peggio dell'altro. Il gatto cinese, mamma mia, i corvi, guardate. Invece no, La Pantera Rosa secondo me è inaccettabile proprio. Lei chiaramente minorenne, cioè no, ma è un sogno La Pantera. Continui riferimenti sessuali, no? La Pantera Rosa è un sogno, è tutto bello. Capisco, ma Porky's, t'assicuro. Porky's è, se io non lo rivedo da quando ero ragazzino, ma certe cose me le ricordo lo stesso. E la cosa peggiore è il fatto che mi ricordo che era normale che si vedessero ste robe in un film e che facesse ridere e che le guardasse. È terrificante, ragazzi, è terrificante, secondo me, rivisto, cioè, è un documento proprio da rivedere quello sguardo di oggi, mamma mia. Però effettivamente posso dire, potremmo fare ogni tot film, no, se noi quando facciamo un film particolarmente alto, dopo dobbiamo fare il tuffo nell'inaccettabile, cioè proprio così, dopo raggiungiamo una certa vetta di qualità, roba delicata, temi importanti, dobbiamo fare proprio il tuffo nella merda. Tra l'altro il Gerve in chat dice gli spin-off di American Pie sono peggio, mi fido, io non li ho visti perché ricordiamo che American Pie, oltre ai 3-4 film diciamo ufficiali usciti al cinema, hanno fatto i seguiti direct to video stile cartoni animati Disney, che c'è Aladdin 2 che è uscito solo in videocassetta, ci sono anche gli American Pie usciti solo in videocassetta. Sì, ci sta tipo allora, Ben aspetta, Camp, però, il libro del sesso, li ho visti tutti. Sì, no. Io non li ho visti, ma quello che volevo dire è che non so gli spin-off, ma American Pie secondo me è proprio la testimonianza di quello che dico, nel senso che American Pie quando è uscito la roba scorretta, volgare, e capisco che lo fosse, ma rispetto a Porky's è un film progressista American Pie, cioè, veramente. Allora, lo sai, io sono quasi certo che American Pie sia quasi anche un film didattico per certi versi. Cioè, non, cioè, secondo me, poi a fin dei conti, poi il matrimonio, la cosa, secondo me accompagna lo sviluppo e la crescita dei personaggi con un certo senso, secondo me. Non posso commentare. Io sono molto affezionato, che li ho visti tutti e quattro, mo non li rivedo da un po', da parecchio, da almeno 15 anni non li rivedo. Però, cioè, secondo me alla fine c'hanno quasi una, sono quasi eleganti nel loro mettere in scena uno spaccato di un disagio della gioventù, sessuale della gioventù americana, che subisce un certo, comunque, la cultura puritana data dal protestantesimo, quindi per me è anche corretto che sia questa valvola di sfogo a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Anche didattico, perché comunque manda messaggi importanti contro la trasmissione delle malattie sessuali, quindi se... Va bene. Certo che
potrei quasi dire che faccio lezione con questo tono. Siamo passati da Top Capi a Porky's. Possiamo, secondo me è chiaramente il momento in cui dico abbiamo divagato a sufficienza. Sì. Parlando di Top Capi, bello, piaciuto. Piaciutissimo, lo straconsiglio a chi magari ci ha ascoltati senza averlo visto e fosse incuriosito, recuperatelo in un modo o nell'altro. Ci sono modi legali, però dovete comprarvi il DVD Blu-ray, se no ovviamente... Volete acchiappare questo cimelio che sono i 200 euro della videocassetta, che se magari... passando di mano... registrata dalla televisione o sarà... No, comprata. Ok. Perché poi così, però potete duplicarla. Però mi chiedo, la videocassetta a 126 euro e 54 centesimi, che è bellissimo. E attento al cambio. Ma con pure 4 euro e 16 di spese di spedizione. E consegna fra 2 settimane. Ed è nuovo però, da negozio. È nuovo, deve essere un negozio che vende, tedesco credo, che vende roba vintage. Tanto là però... ci stanno ancora i videocassette, i lettori VHS che funzionano. Ed è una videocassetta americana, mi sa. Quindi è una Betamax? No, è una VHS con le confezioni americane, che erano quelle, praticamente erano delle confezioni, ne ho un paio comprate così come soprammobili in America, tipo Indiana Jones, che c'era la videocassetta e la confezione era praticamente il contorno di cartone, cioè la videocassetta la sfilavi da questa confezione solo di cartone. Sono anche belle, devo dire, quasi quasi la compro, 126 euro, ecco. Cosa vuoi che sia. La metti in cassaforte insieme ai giochi importanti del retro gaming, tra 40 anni ti pagherei la pensione. Sì, e non si vedrà più neanche, ecco. Se c'è se si vede ancora adesso. Tra l'altro, quello è come se fosse merda d'artista, capito? Non la apri perché pensi di rompere l'opera d'arte, però se la metti a questo punto non sai più se vale oppure no. Esatto. Cioè, finché non la apri si vede. Esatto. Quando la apri scopri che non si è il Top Capi di Schrödinger anche. esattamente. Cioè tu, l'importante è che tu credi che in quella potrebbe anche essere soltanto il profilo di cartone che è scammata, comprata a 126 euro. Attenzione, un nastro vergine. Però attenzione, perché c'è un altro, sempre su Amazon, che vende usata, una versione diversa, più moderna direi, giudicata dall'immagine, a 95 euro, per cui magari... ma sarà una ristampa, quindi non è lo stesso. Adesso infatti. Il collezionista VHS hipster che colleziona VHS degli anni 60 non vuole per fare il suo tipo, che ne so... il suo bar a tema anni 90 con le VHS e ne so, i menu dentro i fumetti di Superman, sti fatti. Ma secondo voi, ecco, cioè c'è qualcuno che compra questo tipo di cosa? Per essere in vendita viene detto di sì, però secondo me ci sta... allora, mercatini dell'usato, sta roba vintage a casa. Ma 126 euro? La gente è uscita fuori di testa. E comunque lo ritengo un mercato più onesto dei cosi là, i francobolli digitali che sono impazziti 4 anni fa, come si chiamavano? Gli NFT. Scusa, sono andato sul sito del negozio e questo è un negozio che vende tutto, cioè c'ha il Beyblade, i righelli, i trapani, i vinili. Vedi, è una roba per azzeccati, soltanto in Germania c'hanno soldi da spendere, questo è il risultato. Gente che compra e vende robe senza cioè probabilmente fuori c'è detto cose in tedesco, tu entri là dentro e fa ha un guanto sinistro di colore giallo e secondo me c'è una possibilità diversa da zero che quello ce l'abbia, può essere, ma senza soltanto il guanto sinistro di colore giallo tra il va cose bene. Preziose e l'accumulo seriale. Ok. Va bene, direi che possiamo concludere qua, segnalare le prossime, come si dice, le prossime registrazioni previste. Allora, fammi trovare l'elenco, vabbè, fra 2 settimane comunque, ovvero il 23 settembre faremo Amadeus, film degli anni 80, di cui tra l'altro c'è il Director's Cut, io penso sì, che guarderò. Ho ottenuto quello. Miloš Forman,
uno dei film preferiti del mio professore, tra l'altro. Tra l'altro pure quello, da quello che vedo, quantomeno quello è disponibile per l'acquisto in streaming, ma non è su nessun abbonamento e servizio. E vabbè, quello fa 40 anni e quindi ne parliamo per quel motivo. Poi, il 7 ottobre celebriamo i... quanti anni sono di Non aprite quella porta? 50 anni, mamma mia, che brutto momento sentire questa cosa. I 50 anni di Non aprite quella porta, che poi vabbè fa anche molto Halloween fine ottobre, e a questo punto li controllo tutti. Se io cerco Non aprite quella porta su Just Watch, mi dice che non è disponibile per lo streaming, ma state messi male, però, in Italia. Però non è disponibile per lo streaming, ma c'è una bella edizione in 4K rimasterizzata di Midnight Factory, anche con un sacco giusto, di vero. Extra. Okay, allora, forse potrebbe essere sul canale proprio di Midnight Factory di Prime, ma potrei dire una cazzata perché non... però Just Watch non lo dà neanche lì. Non Just lo Watch dà nemmeno lì. Allora avete accattato Blu-ray. Invece, sempre a proposito di anniversari, questo è divertente perché questo ce l'ho, tra l'altro. Ah, ok. Questo di anni ne fa 30, a fine ottobre, per la precisione il 21 ottobre, facciamo Pulp Fiction. Che invece vabbè è super vabbè, ovviamente è disponibile DVD, Blu-ray, probabilmente si trovano ancora le VHS e costano più della VHS di Top Capi, secondo me. Può essere e oltre che noleggio e acquisto, vedo che sta su, attenzione, Paramount Plus, su Now TV, su Team Vision, insomma sta su tutti i servizi più sfigati. Anche di questo c'ho il Blu-ray. Vedi? Bravo. Sono quasi, cioè un mese dove io non faccio pirateria. Come funziona? Mi sento male. Vabbè, cioè, piratererai altre cose. ma giusto questo, per non perdere l'abitudine. No, infatti. E poi segnalo, perché magari chi avrà visto l'episodio, abbiamo iniziato un altro dei nostri progetti folli, io, Francesco e Peduzzi, di fare l'intera bibliografia di Idea chi hanno, film e serie TV. Abbiamo iniziato con Gunbuster subito prima della pausa estiva e a breve faremo il secondo episodio dedicato a... nel senso che stiamo aspettando Peduzzi, perché io già l'ho visto tutto quanto. Io sto vedendo le ultime puntate con mia figlia in questi giorni. Spoiler sul racconto dell'esperienza di mia figlia, mi fa morire perché non c'è abituata. Lei è abituata a guardare cartoni animati molto autoconclusivi, la sta facendo sbroccare questo fatto che ogni puntata finisce col cliffhanger. Ma guarda, cazzo, adoro, ogni volta dopo l'altro giorno mi ha detto proprio interrompono ogni volta proprio quando tu vorresti vedere cosa succede dopo, e ho spiegato, sì, lo fanno apposta, tesoro. Questa è la dura realtà della vita, tesoro, dovevi saperlo e l'hai scoperto grazie a Diego. Va bene. Se vede la prima puntata di Evangelion, quella sta per combattere contro lo spaccimma di mostro dopo che per 20 minuti ti hanno montato sta roba, fine. E qua devi raccontarle pure quando poi c'erano quei poveri disgraziati che per sapere come continuare devono aspettare la VHS che arrivava, chissà se arrivava, quando arrivava. Cioè, nel senso, Nadia, noi lo guardavamo una puntata al giorno in TV, ma in Giappone originariamente una puntata a settimana, 20 minuti. Siete scemi. E poi ti acchiappavi, capi, il combattimento tra il leoncino e il leoncino meccanico. ne parleremo. E niente, vabbè, quindi faremo anche quello, penso relativamente a breve. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto / visione, siamo tornati, non faccio promesse su invece episodi dedicati a visioni recenti, anche se stiamo cominciando a parlarne, ma insomma non so, secondo me bisogna anche capire quanto, cioè se vogliamo fare roba che è uscita più di un mese fa, se ha senso, se ci abbiamo voglia, non lo so, vediamo. Secondo me stiamo aspettando abbastanza perché tutta la roba che abbiamo visto un mese fa sta uscendo in streaming. Potrebbe avere senso. Vedremo, magari chi ci sta ascoltando mandate un messaggio, qualcosa, dice sì, voglio sentirvi parlare di quel film che è uscito il 15 luglio. Vogliamo il meme, se ci fate il meme allora facciamo l'episodio. Tu stai parlando con una persona nello specifico, esatto, che ci fa sempre, perché mi sento trascurato, perché più meme faceva più uscivano puntate del podcast, quindi probabilmente funziona così.
Vabbè, vedremo, vedremo. Per ora comunque non promettiamo niente. Grazie anche al Gerva che ci ha seguiti in live e alla prossima. Ciao. Ciao.